Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovissimo video, io sono Irene e oggi ci troviamo finalmente in un nuovo video sul mio canale. Il video di venerdì è stato un video un po' speciale, un po' diverso, perché non mi avete vista in faccia, insomma, come adesso in questo video, ma avete visto più che altro il canale, insomma, varie cose che sono successe nell'arco di questi 2 anni di apertura del canale e vi ho parlato di alcune cose, del perché sono così contenta di avere un canale YouTube. Oggi però, come avete letto dal titolo, andiamo a preparare la valigia perché quando state vedendo questo video io sarò già ad Ischia e quindi avrò fatto comunque già un paio di video secondo me che poi ricaricherò sul canale una volta tornata. Seguimi su Instagram per restare sempre aggiornato. Ehi, se sei nuovo e non vuoi perderti nessun video, iscriviti al canale e attiva la campanellina per restare sempre aggiornato per i prossimi video. Non sono solita fare questi tipi di video ogni volta che vado da qualche parte, lo feci solo, se non mi sbaglio, l'anno scorso per il viaggio a Barcellona e vi feci vedere però che cosa avevo messo in valigia, quindi non andai ad organizzare la valigia direttamente insieme a voi. Adesso però voglio appunto organizzare la valigia direttamente insieme a voi, anche perché devo andare da sola e quindi ci saranno solamente le mie cose e non quelle di tutta la famiglia. Ed eccola qua. Questa è la valigia che andremo ad usare e non vedo l'ora di prepararla, però devo prima aspettare che mia mamma finisca di stirare, eccetera, tutti i vari vestiti e poi andremo a decidere insieme che cosa mi dovrò portare. Ovviamente man mano vi farò vedere il tutto. Comunque so che i vlog da Ischia vi piacciono tantissimo e piace anche tantissimo a me registrarli, quindi sì, vedrò di fare il possibile, magari anche per portarvi in alcuni posti che ancora non vi ho fatto vedere, anche se mi sa che è un po' difficile siccome praticamente ho girato tutta Ischia tutti gli anni e quindi probabilmente già vi ho fatto vedere quasi tutto. Ok raga, adesso mi tocca prendere i costumi che stanno nella cassettiera, quindi niente, sono seduta a terra perché è l'ultimo cassetto e mi sa che li devo cacciare tutti fuori però, perché mi sa che sono un pochino imbrogliati. Devo prendere i miei e posare tutto il resto, quindi timelapse. Ok, preparati i costumi, quelli sono quelli di mia mamma che deve misurarsi, quindi non pensateli. I miei sono qui, ho 4 costumi, di cui anche un pezzo in più perché praticamente ormai li stanno facendo che si vendono separati, il pezzo di sopra e quello di sotto, quindi non so per quale ignoto motivo io ho un pezzo di sotto in più, ma quello di sopra no, quindi lo abbinerò a qualche altro costume. E niente, li devo mettere in valigia, ma li metterò dopo insieme a tutto il resto dei vestiti. Per adesso li lascio lì sul letto. Ok ragazzi, qui procedono i preparativi, quindi non resta che metterli in valigia. Intanto ho anche fatto una streaming oggi da 3 ore e sono distrutta, ma niente, devo fare la valigia. Vi ricordate nello scorso video come ero ordinato? Bene, guardate le condizioni adesso, sto decidendo che mi devo portare. Ovviamente dopo risistemerò tutto, forse. Ok ragazzi, ho finito di preparare tutto. Qua a terra ci sono la mia borsa e la mia valigia. Ho messo tutto, nella borsa ho messo la mascherina, un cappello, ho messo un caricabatterie, il power bank, il caricabatterie del smartwatch, del Xiaomi Mi Band 3. Poi ho messo accessori, tipo mollette, cose varie. Ho messo anche un costume e un asciugamano nel mare, perché se arrivo presto ovviamente vado in spiaggia, mi sembra giusto. Mentre in valigia ho messo tutti i vestiti che vi ho fatto vedere, poi i costumi, l'intimo e altra roba che devo portare a mia zia, quindi queste cose qua. E niente, questa era la mia valigia, spero che questo video vi sia piaciuto. Se vorreste vedere altri video del genere, ovviamente vi invito a lasciare un bel like e iscrivervi al canale. E mi scuso se gli ultimi 2 video sono stati un po' più brevi rispetto al solito, ma appunto dovendo partire dovevo fare le cose un po' in fretta e quindi non sono riuscita a tirar fuori il meglio dai video. Però da quando tornerò cercherò di fare il possibile per rendere ancora i video più interessanti e più belli da vedere. E niente, io vi ringrazio per la visione, spero che questo video vi sia piaciuto e se così state lasciate un bel pollice in su, commentare, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e noi ci vediamo prossimamente in prossimi video. Bella!